che si veda a San Giorgio. Per cui il mio invito è chi ha voglia di fare, chi ha qualche idea, qualcosa da proporre, si facesse avanti, lì è la Proloco, al fianco al centro anziani, però ci sono anche i giovani nella Proloco. Hanno bisogno di mani collaborative, mani fattive e idee che portino avanti il nostro paese, perché è per il nostro paese, per San Giorgio, che dobbiamo muoverci. Ok, passo l'ultima volta la parola a Giovanni. No, io volevo semplicemente dire che il nostro mondo, il mondo del volontariato, è un mondo vasto, ma bello, ma difficile, perché noi togliamo del nostro tempo. Lo facciamo veramente con amore, perché è solo quello che ci spinge a fare questo. A volte sentiamo tante volte la gente lamentarsi, dire ma si fa poco, non si fa niente. Noi vorremmo fare tutti i giorni festa, ma non è facile, perché i costi per organizzare un due giorni come questo sono altissimi, però noi ce la stiamo mettendo tutta. Dall'organizzazione volevo ringraziare tutte le persone che sono sotto lo stand, che stanno lavorando ininterrottamente da stamattina insieme a noi, ma volevo ringraziare le persone che ci sono state vicine, la Protezione Civile, la Forza Pubblica, la Polizia Municipale, i Carabinieri, ma volevo ringraziare voi, perché senza di voi, senza il vostro contributo che comunque avete dato, prendendo qualcosa agli stand, perché è da là che noi recuperiamo qualcosa per pagare gli artisti, per pagare il palco, non possiamo andare avanti. Quindi sappiate che noi ci siamo, ce la mettiamo tutta, non è una Proloco astratta, è una Proloco viva. Cercheremo il prossimo appuntamento, che è il 22 dicembre, apriamo le feste natalizie, ritornare a essere qui con voi. Volevo solamente dire grazie anche al vicepresidente e anche alle persone della Proloco che non sono qui presenti, però sono presenti materialmente da quella parte. A te, Romina. Grazie, grazie Gio. Io non voglio essere ripetitiva, però ribadisco ancora una volta, le porte della Proloco sono aperte a tutti, perché la Proloco è di tutti, quindi venite, iscrivetevi anche a qualsiasi associazione che è presente sul territorio, ce ne sono diverse, però l'importante è essere uniti, perché soltanto insieme possiamo creare e cercare di programmare uno sviluppo appunto per il nostro territorio. Quindi noi vi aspettiamo davvero tutti, proponete, portate delle idee, cerchiamo di dare una concretezza appunto a dei progetti, quindi vi aspettiamo, grazie. Buonasera a tutti. Diciamo che ce l'abbiamo fatta a portare tanta gente in piazza. Abbiamo pagato tutti, ce la faremo. Ce la faremo, anche se non abbiamo pagato tutti, ce la faremo, sono convinto. Niente, quello che abbiamo cercato di fare è proprio quello di unire in questa manifestazione tutte le forze del paese. Abbiamo unito le associazioni del territorio con l'amministrazione comunale, con le attività commerciali e con i cittadini soprattutto. Solo creando un filo diretto tra tutti questi fattori si può riuscire ad organizzare delle manifestazioni nel tempo che possano dare sempre un programma migliore al nostro paese. Detto questo, vi auguro un buon divertimento per il proseguimento della serata.